Oggi la maggior parte delle richieste di recruitment che riceviamo è relativa a figure di middle management e di una prima dirigenza, quindi di una prima fascia di top management. Questa qui è una tendenza attuale, ma nei prossimi anni sicuramente queste richieste saranno sempre più variegate nel mondo del recruitment, quindi ci saranno richieste sia per posizioni apicali di top management, quindi di alto livello, sia anche per la fascia dei giovani professionisti che dovranno poi andare a formare quelli che sono i team e le aree dei referenti, no? Dei sustainability manager o dei professionisti in ambito sostenibilità. Se dovessi dare dei consigli ai giovani che si affacciano o che vogliono affacciarsi al mondo della sostenibilità, a queste professionalità, darei, diciamo, tre consigli principali. Il primo e il secondo si fondono nel terzo, diciamo. Il primo è quello più naif, se vogliamo, più della passione, dell'amore per la sostenibilità. Il secondo è quello della preparazione, sia accademica sia nel corso del percorso professionale, quindi essere sempre aggiornati perché è un ruolo in grande trasformazione. E il terzo, che è un po' la sintesi dei primi due, è quello di avere una visione strategica, quindi di pensare a quale sarà il ruolo di un professionista in ambito sostenibilità nei prossimi 10, 15, 20 anni per essere pronti per il futuro.